Oh, ci sa anche questo, cazzo. Volevo farti anche una roba da Roberto Cavalli. Vai. Ciao, ciao belli. Ciao ragazzi. Piacere, Lorenzo. Ciao, Gabrone. Gabrone! Ah, scusatemi. Ah, qua c'è Berlusconi. Dai, andiamo. Come era congelato nella. Ciao, Berlu! No, ma con la macchina d'oro ci potrebbe stare. Ciao Berlo. Ma hai mai fatto catcalling? No. Ah. Occhio al. C'è Klaus. Klaus. Dov'è Klaus? Scusatemi. Stavi investendo Klaus. Ciao, ma Tudor. Ma non è Klaus. Non era Klaus. L'abbiamo rincontrato. Non era Klaus. È un po' tamarra, eh. L'avete affittata? No, è mia, è mia. Il figlio di papà non vuole mettersi in mostra. Cosa? Ho detto figlio di papà non vuole. No, è l'attore porno, guarda qua. Io soldi non me li. Non è il figlio di papà. Io soldi me li sono venuti guadagnati dalla strada. Ah, cazzo. I soldi sono miei. E se no non ce l'aveva così d'oro. Arricchito. Ho fatto tutto da zero. E ci sono state. Io conoscevo Giuseppe Matera, che era il numero uno. Sì, lo conosco, lo conosco. Ho lavorato anche con lui. Era proprietario del teatrino. Ho lavorato anche con lui. Sì. Lavorato, vedi? Ci consigli un buon posto dove spendere i suoi soldi? Ascolta, vai al Portegno. Andiamo al Portegno. C'è un po' di figa. Ma che cazzo deve fare? Fa già tutto sui figli, qua. Ciao. Ma comunque è Savage. È Savage, il figlio di papà. Minchia, così aggressivo. Figlio di papà. Gli compro la macchina. Ma ti senti il protagonista principale? Gli compro la macchina e lo metto in giardino a fare. Ciao ragazzi, siamo il manager di Max. Volete fare un aperitivo con Max? Sapete chi è Max? Un importante banchiere della Riot Shield. Stiamo facendo un documentario con Fanpage. Non so se conoscete Fanpage. Buonasera. Io sono Fanpage. No, non è vero. Buonasera. Stiamo facendo un docufilm sul ragazzo. Sì. Allora, sì, fai pure. Zero impressionato. È stato il microfonista Anas. Cosa hai provato? Come ti sei sentito? Eri imbarazzato? Sì, abbastanza, abbastanza imbarazzato. Fatti sapere di lì, ma non ti imbarazzano tutti questi sguardi? Poi mi sei ricordato il lavoro che fai. Beh, ma poi è come se vai in giro ed è lavoro. Perché poi lui ora parleranno ancora di te quelli lì al ma bar. Fare per di no, hanno detto non sono interessate. Ma per colpa tua? No, no, non credo. Forse ho capito qual è la colpa. Io ho detto che eri un ricco banchiere. Poca figa a San Siro, dicono, eh. Infatti mi sembra più roba da ragazze là, sono da sole. No, no, ora vengono a chiederti la foto. Quella è da prima che voleva chiederti no, la foto. Sì, sì, scommettiamo. No, da te. Scommettiamo. Scommettiamo, scommettiamo. Andiamo alla chat, ti vado. Ma nessuno dei due. Ciao, scusate per il disturbo. Possiamo fare una foto? Dai, bella. Ciao, bella. L'esplosione è rimandata. Ci fai la foto? Anas. Me la faccio volentieri, sì. Beh, come che è contento Max adesso. Va bene, hanno fatto tipo qua. Avete reso felice un uomo? Sta. La rage pose. Tipo loro vogliono una foto ma sono ma chi, timide. Ma chi? Questo qua col tipo vestito. Guarda, lei è stratimida, lei vuole la foto, però si è vergognata, l'amico gli fa, ma no, ma gliela chiedo. Volete la foto con Max? Falla. Inizia a chiedere 5 euro per me. La mia amica ti ha riconosciuto e. Vai, ma è lui che è solo che è contento, eh. Ciao, 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 ciao. Ma tieni un secondo, devo grattarmi la testa. Noi stiamo facendo un docufilm su Max, eh. Beh, ecco, andiamo su quei film, no? No, 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 documentario, documentario. Puglia dove? Extreme. Bella. Mia nonna è nata a Trani. Vi presento il mio amico Chad Anas. Anas il Chaddone. Sapete cos'è il Chaddone? Cos'è il Chad? Il Chad. Anas il Chad. Io conosco il Chad. Sì, sì, lo definiamo il Chad Anas. Tu sei il lato, lui è. Eh? Cos'è che è? Il Centro Africa. Sì, sì, più o meno. Sì, più o meno.
Beh, il Centrafrica, c'è stata tutta la guerra dell'Africa, eccetera. Sì, più o meno ogni Centrafrica. Chiunque arrivi da lì è un chart. No, no, sì, sì, ma. No, minchia, lo sapevo. Sì, sì. Non volete interagire con Max per l'eclipse? Vi offre una cena. Ma io, no, noi abbiamo bisogno di persone maggiorenni che interagiscono. Che siano maggiorenni. Ciao, buona serata. Il chat vuol dire che vieni dal Centro Africa. Ragazzi, questo è importante. Il chiadone? No, lui è il ragazzo con cui sto facendo gli sciapallini. Ah, ancora un'altra DV? È pieno. Uscirà breve. Ma quindi gli sciapallini esatto. Sarebbe una roba per le palle, usare le palle? Sì, sì. Ma è una necessità? Non lo so. Cosa? Ci sono due ANAS. Bella mia, sono 14, modificato forever. Una domanda per stasera. Meglio contattare il pusher e andare al Bartolo o tipo un bar morente? 70% di più le palle rasate. Quindi sono da una tipa di così esce le palle più lisce che tu abbiamo visto. Ti posso chiedere un favore? Puoi mettersi gli occhiali un attimo suoi? Ma cazzo, ma sono uguali. No, non siamo uguali. Però ho capito che veniamo entrambi da probabilmente da. Dove sei? Gli occhiali? Aspetta. Un bel telefono. Dai, perché un secondo, perché con la mascherina sembrate Beciardo. No, ma davvero è tranquillo, cioè, non c'è niente, te lo giuro. È un po' brutta sta cosa che hai fatto. Da dove vieni tu? Da Milano. Ma di origini? Marocco. Tu Anas? Marocco pure. Ma come siete arrivati all'idea di un lisciapalle? Scusami, stiamo parlando di lavoro. Chi cazzo è questo che ha schifato gli occhiali? Sparisci prima che veniamo a lisciarti la faccia su suon di cazzotti. No, mi sembra esagerato. Ruondo. Grazie, bro. Boss, ma vuoi venire con noi, boss? No, grazie. L'ha riconosciuto? Con la fidanzata. Salutamela. Te la saluto. Ma ascolta, comunque non dà nell'occhio, eh. No. Passi veramente inosservato. Purtroppo la cambio a breve, per fortuna. Ma riesci a guidare o ti dà fastidio? Urta sul volante, mi gira a destra. Bella, ciao. Che cazzo. Il Puma fa la mossa. C'è una ragazza che si è smarrita forse. Ma no, credo si sia smarrita. Cioè non credo sia. No. Tutte le ragazze per Max. Si è smarrita? Non capisco. No, non si è smarrita. Con quello sguardo non si è smarrita. Grazie Fabba. Bro, ciao Max! Ma dov'è il posto? Dov'è il posto? Non lo trovo, sono qua. Oh Max, ma sei già venuto? Max, piazzale dello Sport 14, sei già venuto qua, no? No, è la prima volta. C'è scritto first, vedi che c'è la gente? Io ho visto che c'è un ciringhito. Bravo, di fronte al ciringhito, dall'altro lato della strada. Ah, c'è dall'altro first, lato. C'è un cancello. Ma si entra sì, dentro con la macchina? Si entra dentro con la macchina? No Max, il parcheggio devi usare quello del ciringhito. Madonna, ma lì c'è gente bruttissima, ma che parcheggio è? Ma la vedi la mia Porsche lì in mezzo alla strada, la mia Cayenne? Adesso provo a vedere. Però esco io, un minuto esco io, dai. Ma come parcheggio dove trovi anche dove sono i cerenghiti, ciao. Ozzo. Anche in strada va bene parcheggiare, eh? Mamma quanta figa, ciao. Mamma! Ciao, muoviti. Ciao. Io sono qui. Ma buttala qua. No, dai, è troppo. È meglio, dai, così non te la rovinano, bro. Buttala qua, non te la rovinano. Eccolo il tuo socio. No, non è lui. Ma con questa macchina siamo top dell'occhio, Max. Letteralmente sembra che tutti ci vogliono picchiare. Ci guardano tutti malissimo. Cioè, sembriamo proprio quelli che arrivano con la flexare. No, lì dentro è pericolosissimo, bro. Ma che roba è, dai. No, non te lo... Dai, ma che roba è. Facciamo la foto, ti prego, sei un campione. Insomma, se secondo te dirette fra sei il numero uno. Vai, in volo che cosa fai? Fra, ma questa macchina che cazzo ti deve fermare? Vai, fai sta foto. Aspetta che c'ho l'iPhone che è una merda. Che numero uno? Non bella Maxo, sei il numero uno, zio. Oh, fammi scopare come scopi tu. Ah, scopati la mia tipa, ti prego, scopala. Oh, ragazzi, mi mandate la posizione su IG, mi chiamo Francesco Maranza 11, che mi faccio una Maserati. Occhio che ti fanno i 900 di vestiti Balenciaga nel bagaglio.
Mi sembra una zona di persone interessanti. Un modo di metterla. Beh, Max ci ha portato dal content. Vai, tra 5 minuti andiamo. Quindi fallito totalmente questo luogo. Fallito totalmente questo luogo, non c'è l'atmosfera giusta. Ma poi c'è quel gruppettino di gente. Le ho detto. Vuoi andare? Vai, vai tu, Anna, vai tu. Ma cosa fai? Stiamo facendo un documentario, ci saremo delle ragazze di bella presenza. Vi va di venire? E devono venire qua. Sì, sì. Non possono. Eh? Non possono, perché? Cosa? Distanziamento. Poi... Andiamo noi da loro nel caso, vai. Vai. Vai, vai, Anna. Vuoi andare con la live? Ha più senso, dai, secondo me, capito? Non dire cose bannabili. Non dirò niente di bannabile, sei tranquillo. Vai, vai, vai. Ciao, ragazze. Oh! Scusate, stiamo facendo un documentario su quel ragazzo là, non so se lo conoscete. No. Cioè, è una porno star famosa. E volevamo... Sì. Te lo giuro. Lo conosci, sì. Te lo giuro. Una quello... ragazza No, è il ragazzo, quello con la maglietta lì. La maglia con gli orologi. Cioè, esatto. E ci servivano delle ragazze, possibilmente maggiorenni, per fare un attimo una discussione, no? Su quelle robe lì. Con me, dai. Sì, cioè, se vuoi... Non ve la sentite. Non siete obbligate se non ve la sentite. Ma ci stai riprendendo? Sì, ma è live, ma sta guardando questo la mia. Questo ragazzo faccia, è un maniaco, questo non è un documentario, non sta guardando solo voi. Fare un'orgia. Ma no, sto prendendo la. Vedi? La cassa. È così, se no flippa dietro. Vabbè, se volete, rega, non c'è, se non ve la sentite, no. Tranquillissime, chiedete, chiedete. Non voglio. No, ho usato la voce più professionale possibile. Che ma gli ho detto, no, mi fanno boh, sai, mi fanno Ciro, vieni con me. Ho detto, beh, ma sai, preferiamo solo presenze femminili. Bravo, bravo. E però fanno, no, guarda, non me la sento. Un loro amico che era seduto là, sembrava aggressivo. Però era simpatico. Andiamo a Moscova? Che sarebbe. Basta, io mi sono stancato, ora mi ammazzo di Keta. Di che cosa sa la figa? No, dai! Era verde, non se l'è accorto! In online non troverete praticamente nulla di preciso, perché si perderanno le indiscrezioni, in etica, così. Io ve lo dico direttamente di che cosa sa, così eviterete di perdere tempo. Allora, era verde, i documentari sono tre, che mi ricordo, che sono più o meno mescolati. Madonna, adesso è rosso e vado. Ma perché devi andare a sinistra? Devi andare dritto, Max. Guarda, ah, sì? Te... sì, ma ti svegli? Scusami, ero sempre a fare il papà, pensiero, sono io. Ce la faccio più a fare il papà delle persone che non sanno orientarsi se non con il GPS. Oh! È rosso! No. Che passate! Minchia, questi morivano. Minchia, ma passavano tutti col rosso. Ma se Max andava dritto li aveva presi tutti. Meno male che è andato a sinistra. Cioè, non mi sembra normale passare col rosso così. Quante? No, serve fargli capire che si deve rispettare una regola, che è la regola della strada. Ciao Max. Ciao ragazzi, come va? Tutto a posto, tutto a posto. Si siamo? Pronti, siamo carichi. Ecco Max, l'ospite di stasera per questo docufilm itinerante. Proveremo a portarlo in giro per la movida milanese. Max Felicitas, noto porno divo, porno attore, web star, content creator, ma non solo. Oggi proveremo a scovare il Max pubblico, ma anche il Max privato. Max, il lato più oscuro, si potrebbe anche dire, no? Max pubblico. Max, cosa... Tante gioco di parole. Ma è lontana la mostra. Verrai mai a Jesolo? Andrei mai a Jesolo, Max? Se ci sono delle ragazze che mi invitano, certo. Grazie, Ciro. Perfetto, questa era la prima domanda del microfono aperto qua con Max Felicitas.
Siamo in questo momento in diretta su Anas.tv. Da Max Felicitas e dal Monegreb Romiatol è tutto. Prova, donate per le domande. Scusi signora autista, il ragazzo appena entrato è un porno attore, provi a controllare su Google se le scopa tutte, punto diventi amico suo che magari le fa conoscere qualche figa da scopare. Grazie, questa domanda forse era un po'... era un po' eccessiva da... un po' lunga pure, un po' troppo, un po'... ha fatto male, un po' eccessiva, però effettivamente siamo qua perché una delle stelle nascenti sia del profilo porno sia anche del profilo pubblico italiano, per cui... Signor autista, cosa ne pensa del signor Max Felicitas? Perché dovete fare le domande a... sì che siamo in macchina, però per favore cercate di fare le domande a Max, che grazie a Gatuz. Cercate di fare delle domande a Max, che è lui il nostro personaggio principale di questa serata, un venerdì sera all'insegna un po' la movida finché si può. Vediamo se con Max riusciremo a scoprire i segreti della Milano da bere, della Milano bene, e anche magari qualche segreto su come entrare in contatto con delle, posso dirlo, con delle belle ragazze, o ti trovo in difficoltà su questo mi punto? Mi trovo in difficoltà su questo punto. Bellissima intervista. Max, potresti rimettere quella bestia nelle mutande? Non mi sembra molto igienico strusciarlo sul taxi di uno sconosciuto. Cosa ne pensi di questa affermazione controversa ma allo stesso tempo così coraggiosa? Mi dissocio. Non si possono vedere parti intime in questa diretta, per cui non... Ma è mai lontano Moscova? Che dice il signor Uber? Come si chiama lei? Gino. Gino, quanto ci vorrà ancora? 8 minuti, Max. Signor Gino, in realtà stanno registrando un film porno. No, stanno registrando nessun film porno. Grazie. Bella Gino, gireresti un porno con Max? Basta, per favore, ragazzi, ripeto, le domande, per favore, sì che vi divertite, però fatele per Max, perché qua l'autista sta lavorando e non vorrei rompere i coglioni. Siete bellissimi. Noi? Grazie. Max Shodi, vabbè, come stai? Ah no, sì, no, sono amici. Ciao. Bonsoir, col tu t'appelle? Valentina. Je parle, tu parles français? Ah, un petit peu? Spanish. No, je suis pas only compris français. English? Only compris français. Très bien. Très bien. State bene. Ma frère Anas e ma frère Max. Max. Mi stanno facendo vedere. No, je suis Excusez-moi. Valentina, eh. Excusez-moi. Je voulais vous porter avec moi. Bon. Ma sono amici? Che stai facendo? Cos'è che sta facendo? Max, complimenti, ti hanno fermato 15 persone finora e di questi 15 circa 15 su 15 erano maschi. Je n'ai compris. Va bien? Me la conosci, Max? Beh, no, sembrava una tua amica, più che altro. Che carina, devo dire. Ti piaceva? Simpatica. Però ho visto che è un'attitudine diversa con le amiche, eh? Cioè? Sei molto più rilassato, meno che tryhard, meno allupato, diciamo. Ah, ciao, come stai? Tranquillissimo sei stato. Magari ha usato la siringa di figa. Come va? Eh? Bella raga, com'è? Mi ha regalato la maglietta. Che maglietta? Oh, mare fa male. No. Dai, fuma Sasha, così ti faccio calare tutte le attività lavorative. Fuma. Ragazzi, cosa ne pensate del pupone? Cosa ne pensate del pupone? Questo cuore. Francesco Totti. Grazie. Ragazze, che ne pensate del paradosso di Schrödinger? Il gatto c'è o non c'è? Allora dovevi fare quella del pupone, secondo me. Ho sbagliato target. Paradosso di Schrödinger? E il pupone? No comment. No comment. La serata dei no comment. Chi c'è l'amico?
grazie a chi. Ragazzi, il paradosso di Schrödinger cosa enuncia? Vabbè, ma qua nessuna ama la cultura, allora io mi vado espatrio. No, questo è catcalling. No, ma io sto... Io espatrio. No, ma io stavo salutando Ale. Ah, ok, ok. Ragazzi, il paradosso di Schrödinger. Il gatto. Beh, giri con lui. Vado a casa. How are you? It's fine. What? It's from Russia. Germany. Ah, Germany. He's the most Italian famous rapper. Rapper? He's, yeah. He's 1 million followers on Instagram. I'm not. I'm not. You know? No, do you know he is. Dada? Yes, of course. Dada? No. Dada, the German. German? Yes, of course. I'm his manager. I have to listen a lot of rapping. Look Instagram. Ah, Sasha. Of Dada. Happy marriage. No, happy relationship. Okay, bye bye. Andre, però. Grazie, ciao. Ciao. Can you say hi to your preference? Privet. No, son te. Vabbè, ma per me era russa, perché era bionda. Ma chi è Dada? Ma che cazzo ne so io? Ma Dada streamer? No, voleva darti una data. No, Dada diceva.